Una disciplina che nasce alle Hawaii quando ancora non erano parte degli Stati Uniti nel dopoguerra e nasce per dare la possibilità agli abitanti delle Hawaii di difendersi dalle angherie della polizia e delle forze d'occupazione americane che in quel momento tendevano a esercitare prepotenza sulla popolazione locale e a abusare del loro potere, insomma. E quindi cinque maestri di varie arti marziali si riunirono per sviluppare poi quello che sarebbe stato un metodo misto finalizzato proprio esclusivamente alla difesa personale e realistica da strada, per dare uno strumento di difesa appunto agli abitanti delle isole Hawaii che erano sottomessi dalle forze d'occupazione americane in quel momento, prima appunto che le Hawaii diventassero parte degli Stati Uniti. Cioè andare a creare quella che è la corretta geometria del corpo, che è quella che poi ci consente di sviluppare vera forza, forza elastica, elasticità, un lavoro che si basa soprattutto non sulla forza fisica ma sulla morbidezza, che è un concetto un po' strano, ma diciamo avvicinandosi alla nostra arte marziale. Bisogna anche capire che si deve abbandonare il concetto di forza intesa come forza muscolare, che è un tipo di forza che è destinato a svanire col tempo, con l'età, mentre la forza deriva dalla corretta struttura, dal corretto studio delle connessioni del nostro corpo, sistema fasciale, sistema connettivo, che allineate una con l'altra, ogni fibra del corpo praticamente deve arruolare la fibra immediatamente successiva e creare una catena che porta a sviluppare una forza che prende la propria base da terra e automaticamente poi si trasmette a tutto il corpo e quindi poi nella tecnica si esprime. E quello che mi viene da pensare adesso che hai fatto anche questo excursus, mi viene quasi anatomico e medico, è anche il fatto che quindi c'è anche un benessere, tra l'altro, per il Assolutamente nostro sì, c'è un corpo. benessere e soprattutto una consapevolezza anche di quello che andiamo a fare, di come utilizzare il nostro corpo nella maniera più sana, più morbida, più fluida e anche meno dannosa, perché facciamo anche un ragionamento banalissimo, se la nostra è una disciplina che si basa sulla difesa personale e noi usiamo il corpo in maniera sbagliata, facendogli per primi noi del male, usandolo appunto in una maniera scorretta, è inutile, cioè siamo i primi nemici di noi stessi. Invece il nostro lavoro si deve basare sulla morbidezza, sul rilassamento, sul giusto utilizzo del corpo. Ognuno, un'altra caratteristica della nostra disciplina è che in base alle proprie capacità fisiche fa quello che più gli si confà, diciamo, si va a sviluppare quelle che sono le caratteristiche che più sono adatte alla sua struttura, al suo fisico e quindi è una disciplina che, come dico sempre, è come un vestito che uno si deve cucire addosso su misura. Caratteristica tecnica, dicevo, nostra, che la rende utile sulla difesa personale è quella del non rispondere al principio del para, blocca e colpisci come fanno tante altre arti marziali. La nostra disciplina si basa su dei principi di biomeccanica fondamentalmente, molto radicati, molto da studiare molto approfonditamente, che fanno sì che dal punto in cui mi trovo, dalla posizione in cui mi trovo, io posso continuare a proseguire l'azione di difesa senza interromperla finché l'aggressore continua ad essere un pericolo. Quindi, adesso la cosa migliore è farlo vedere. Comunque, lo studio che facciamo ci deve portare ad avere una padronanza completa del nostro corpo, anche una propriocezione molto forte, sapere come sono girato con le anche, come è disposto il mio peso nello spazio in quel momento e sapere da lì qual è il movimento più immediato da utilizzare. Una caratteristica che viene ripetuta spesso nel Kenpo Jiu-Jitsu è che ogni parata è un colpo e ogni colpo è una parata. Quindi ogni movimento non è fine a se stesso, ma è il proseguimento del movimento precedente e apre la strada al movimento successivo. Adesso con lui, che è uno dei nostri allievi più avanzati, facciamo vedere un esempio pratico. Facciamo vedere prima piano. Lui, ad esempio, attacca con un jab, io entro e vado subito ad interporre una tecnica per bloccarlo. Da qui proseguo colpendo con un calcio all'articolazione, qui sfrutto il peso che sta cadendo avanti per andare a colpire con il pugno al viso. Se tutto ciò non fosse bastato, lui continua a mantenere a essere ancora una situazione, a mantenere ancora una situazione di pericolo per me. Qui colpisco e qui entra un altro principio tipico del Kenpo Jiu-Jitsu, che è quello del movimento a recupero di energia o anche detto armonia direzionale. Io da qui sfrutto questo per caricare un colpo successivo, lo costringo ad esempio a piegarsi,
Da qui posso entrare in presa e proiettarlo. Possiamo far vedere più velocemente, per dare un po' un'idea di quello che potrebbe essere. Lui attacca con un jab. Mi fermo quando lui non è più un pericolo. Ora, ovviamente, una cosa è la pratica in palestra, grazie Jacopo. Una cosa è la pratica in palestra, una cosa è una situazione reale. Come mi diceva un vecchio maestro, io più di 3 colpi in teoria non devo poter utilizzare, perché vuol dire che c'ho un problema. O sono scarico io, o ho davanti un gigante che regge tutto. Devo imparare che da dove mi trovo posso sempre proseguire. Questo è fondamentalmente un discorso più d'apertura mentale che altro. Non mi devo porre un blocco. Io so che devo poter continuare ad avanzare. Facciamo vedere un'altra caratteristica, anche qui del Kenpo Jiu-Jitsu, che usa colpi che in altre discipline non sarebbero neanche lontanamente concepibili. Lui mi attacca con un calcio frontale a Maigeri, lo allontano, vado subito a bloccargli la spalla perché lui non possa colpirmi e perché non possa girarsi verso di me, lo colpisco, da qui lo afferro, calcio di tallone e lo porto a terra. Facendo a vedere la velocità un po' più reale, lui viene di Maigeri. E anche questo, ad esempio, è un calcio molto utile che non richiede un gran riscaldamento, non richiede una gran preparazione fisica, ma è tra virgolette pronto all'uso in una situazione d'autodifesa. Può essere portato da una ragazza, da una donna, da un bambino, perché si va comunque a tirare cose semplici su zone sensibili. Hey!